Olimpia Burlando, un secondo piano di 4 piani. Proponiamo questo appartamento così composto. Allora, entriamo dentro, la porta è blindata. Il riscaldamento è centralizzato. Entriamo nella prima camera che troviamo sulla nostra destra, che è la cucina. Ora c'è questo gioco di luci che non ci fa apprezzare al meglio la luminosità dell'appartamento. Ecco, di qua possiamo apprezzare nell'insieme la cucina. È una cucina da particolarmente ampia, da rivedere sicuramente in alcune sue parti, nell'insieme questo appartamento, oltre alla cucina. Questo è ciò che possiamo vedere, è dotata di porta finestra, questo è ciò che possiamo vedere dalla porta finestra, quindi uscendo dal balcone della cucina. Quindi un ambiente molto tranquillo e silenzioso. Rientriamo dentro. I pavimenti sono in graniglia alla genovese. Ha una doppia esposizione questo appartamento. Entriamo nella seconda camera, anch'essa ampia. E questo è ciò che possiamo vedere dalla faccia della finestra. Come potete vedere si vede perfettamente il mare in fondo, quindi un'esposizione sud-est aperta. Ci dirigiamo ora verso la seconda camera, anch'essa di notevoli dimensioni. Gli infissi sono in legno e di qua abbiamo un'utile e ampissima dispensa. Volendo si può pensare anche a una ridistribuzione degli spazi eventualmente inerente a ridurre la dispensa, perché queste sono delle tramezze e quindi si può pensare di ampliare una delle camere. Ed infine abbiamo il bagno ordinato nelle sue parti. Qui c'è la doccia, quindi usciamo dal bagno, un veloce riepilogo. Quindi abbiamo la camera esposta a sud-est con vista mare, aperta la vista. La dispensa alla nostra sinistra, ampia, veramente ampia. Il bagno, questo è l'ingresso, e qui abbiamo la cucina. Ci troviamo in via Burlando.